Ciao ragazzi, è qualche tempo che non ci vediamo. Sono sospese tutte le attività, è sospesa la scuola, sono sospesi gli sport, è sospesa anche la catechesi. Abbiamo ripreso domenica a celebrare la messa a cui è possibile partecipare attraverso internet o per quantomeno seguire ciò che noi celebriamo. Mi sembrava allora bello trovare del tempo da dedicare al Signore anche lungo questa settimana, un po' come siamo soliti fare ogni volta che ci incontriamo per la catechesi. Ci si trova e la prima cosa che si fa, si scende in questo luogo, nella chiesina, lì dove diciamo ogni volta è il luogo più abitato, è questo. Ogni giorno da qui celebriamo l'Eucaristia, l'unica messa che viene celebrata in parrocchia, viene celebrata qui. E allora anche oggi vogliamo incontrarci in questo modo un po' particolare, in questi giorni che sono i giorni della catechesi, mercoledì e giovedì sono i giorni della catechesi. Vogliamo prenderci un po' questo appuntamento per fare una piccola preghiera insieme. Quella preghiera che già dentro le vostre famiglie, con i vostri genitori, penso che stiate facendo, quella preghiera che possiamo seguire settimana per settimana grazie al libretto della Quaresima, quel libretto che avete ricevuto quando ancora la Quaresima non era iniziata. Ecco, davvero oltre a invitarvi a usare questi strumenti, così come usare il salvadanaio che vi è stato dato per poter sostenere quei ragazzi, quei giovani di Bolivia, Costa d'Avorio e Cuba, diventa prezioso trovarci in questa forma strana, ma per pregare insieme, come siamo soliti fare ogni settimana dentro questo luogo. E allora davvero iniziamo così, come sempre, come ogni volta che si inizia una preghiera, come ogni volta che si entra in questo luogo. Ci raccogliamo. Proviamo il silenzio dentro e fuori di noi. Guardiamo la croce o al tabernacolo, lì troviamo un senso dove noi possiamo orientare il nostro sguardo e la nostra vita. Lì accanto troviamo anche l'immagine di Maria. Ci mettiamo davanti a queste immagini che ci rimandano a qualcosa di più grande. E così iniziamo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo ogni mia parola. Senza dove non è quanto decine.
E dopo aver cantato, aver chiesto che davvero quella parola del Signore possa entrare dentro la nostra vita, possa trasformarla come la pioggia e la neve scendono, li trasformano, li lavorano la terra, anche la parola di Dio possa davvero trasformare la nostra vita. Ci mettiamo allora in ascolto del Vangelo, quel Vangelo che abbiamo ascoltato domenica durante la Santa Messa. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il mio figlio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». È il Vangelo della Trasfigurazione quello che abbiamo ascoltato. Gesù prende con sé alcuni amici, sale sulla montagna, ed ecco che viene trasfigurato. Il suo volto brilla come il sole e le sue vesti diventano candide come la luce. Ecco qua davanti all'altare la veste bianca. Anche noi un giorno siamo stati rivestiti di questa luce, la veste bianca, il giorno del nostro battesimo. Da lì siamo poi stati invitati a tenere sempre la nostra vita così luminosa, bella, a camminare dietro al Signore che ci invita e ci accompagna proprio in questo, nel tenere la nostra vita luminosa, bella. E allora chiediamo davvero, proviamo anche in questi giorni che siamo a casa, proviamo a far passare dentro i nostri armadi. Chiediamo a mamma e papà: dov'è quella veste del battesimo? Riportiamola in vista, non lasciamola chiusa dentro un armadio, ma ricordiamoci che Dio nel battesimo ci ha dato questa grande gioia di incontrare il Signore, di essere Suoi figli, e ci ha rivestiti di luce. Proviamo anche adesso a lasciarci provocare dal filmato che vediamo. Ci permette di andare ancora un po' più a fondo dentro questo nostro tempo di preghiera. Thank you.
sorridere forse il video che abbiamo visto, ci ha fatto pensare, forse qualcuno ha strappato anche qualche lacrima. Già, vedere un bambino che è preso in giro, forse all'inizio anche a noi verrebbe da far così, che ci fa un maschio con una bambola. Eppure quando scopriamo il senso per cui lui aveva questi oggetti, che non erano oggetti propriamente da maschi, ecco che allora capiamo che quanto lui voleva bene a quell'amica faceva sì che tutto il resto non gli interessasse, contasse poco. Ciò che più contava era far felice questa amica. Essere cristiani è così, metterci la faccia, non far finta di niente. E allora se andiamo a ripescare quella vestina, quella che ci è stata data nel giorno del nostro battesimo, allora davvero chiediamo anche al Signore di aiutarci ad essere davvero cristiani. E anche in questi giorni in cui non possiamo uscire di casa, non possiamo andare a trovare nessuno, non incontriamo nessuno, ecco che diventa però un tempo prezioso anche solo per una telefonata. Tante volte diciamo, e anch'io ho detto, i cellulari non servono, sono inutili. Ecco, forse in questi giorni possono diventare strumenti utili per fare una telefonata al nonno, alla nonna, per fare una telefonata a quell'amico che un po' che non sento, chiedergli come sta, portare un po' di gioia. Oggi poi davvero la tecnologia ci permette di fare grandi cose, e allora magari non solo una telefonata, ma anche una videochiamata che ci permette di metterci in relazione e magari anche noi strappare un sorriso a qualcuno, anche se è nella prova, anche se è nella fatica di queste giornate. Prendiamo allora davvero questo impegno dentro questi giorni, perché il Vangelo ha senso ancora oggi. E se noi diciamo che Gesù ci vuole bene, dobbiamo dimostrarlo che ci sta con noi. E questo può essere un buon modo per farlo. Chiediamo davvero al Signore che ci aiuti in questo. Ci rivolgiamo a Dio che è Padre nostro e Padre di ogni uomo, così come Gesù ci ha insegnato. Ci rivolgiamo a Lui chiedendo che stia vicino a noi, alle nostre famiglie, ma chiedendo in modo particolare che stia vicino anche a coloro che sono nella sofferenza, ai malati, a chi è in ospedale, a chi è solo in casa. Chiediamo al Signore che sia vicino anche a coloro che si stanno adoperando nella loro professione, nel loro essere medici, infermieri o in tante altre modalità, per essere vicino a chi è nella sofferenza, nel dolore. Ricordiamo allora tutti, ricordiamo anche i defunti di questi giorni. Chiediamo davvero al Signore, che è Padre nostro, ma che è Padre di tutti, che possa essere vicino a ciascuno e di sollievo a tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Rendiamo grazie a Dio e concludiamo affidandoci a Maria con il canto.